Buongiorno anime, ci ritroviamo nuovamente anche questa settimana così per commentare un pensiero che ho pubblicato tempo addietro in Facebook e che ho pubblicato nel libro Buongiorno anime, innamorati della vita. Questo pensiero ha il titolo di L'atteggiamento consapevole, che ora vi leggo e poi come sempre vi offro un commento personale. L'atteggiamento consapevole. L'atteggiamento positivo nella vita può trasformare la nostra Matrix, solo nel momento in cui non si traduce in sforzo, bensì in atteggiamento consapevole. Osserva il tuo respiro, il suo ritmo e l'espressione massima per riconoscere il termostato della fede. Cosa significa questo? Che dobbiamo cominciare, come ho già detto in altri video, ad osservare la nostra Matrix. Il film della nostra vita e capire che è tutta una proiezione di noi, dalla parte luminosa, dico sempre, dalla parte in ombra. La parte in ombra sono i nostri conflitti che dobbiamo risolvere per sciogliere il karma. Ma più osserviamo la Matrix, questa più si rivela a noi e quindi ci suggerisce le soluzioni. Ma al di là di questo, leggere la nostra Matrix significa anche comprendere che lo sforzo, il voler forzatamente cambiare un percorso, comunque cambiare le cose attraverso un atteggiamento mentale, non ci può portare ad un cambiamento positivo. Potrebbe accadere che, però nella maggior parte dei casi lo sforzo è un lavoro, come dicevo, della mente, e la mente è per principio mente. È l'opposto di un atteggiamento consapevole. E qui parliamo della fede, perché? Perché la mente viaggia su di un binario completamente diverso dalla fede. La fede prevede la totale fiducia da parte di chi esprime l'intenzione di ottenere un risultato. Dobbiamo esprimere un'intenzione e più crediamo che questa si concretizzi, più questa si realizzerà. Ma vale la pena ripetere l'intenzione migliaia di volte? Beh, come essere di poca fede dico probabilmente sì. Però a mano che ci avviciniamo al nostro sé superiore, riusciamo a raggiungere un contatto che favorisce l'allontanamento della mente, più questo ripetersi continuo sarà sempre meno necessario. E più noi ci avviciniamo alla fede, credendo in noi stessi, quindi lavorando anche sulla nostra autostima, più gli eventi dettati dalle nostre scelte si verranno realmente a manifestare nella nostra Matrix. Quando esprimi un'intenzione, ricordati sempre di crederci prima di tutto e di osservare se il tuo stomaco è teso o rilassato. E quando lo trovi teso, perché non credi fermamente in ciò che hai espresso come intenzione, rilassalo. Noterai una forza in te, quella è la fede. E ricordati che la vera fede, chi crede veramente in ciò che andrà a realizzare e che desidera realizzare, dimentica l'intenzione stessa. Perché? Perché non ha più dubbi, sa già che si realizzerà. Quindi abbandona il pensiero che quell'invocazione si andrà a concretizzare, perché sai già che questo accadrà. Vivi privo di aspettative. L'assenza di aspettative ti permette di raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile. Buongiorno anime, un abbraccio da Nezak.